Ciao ragazze e benvenute su Mondo Cosmetic. Oggi nuova recensione, questa volta parliamo di prodotti per i capelli. Allora, chi mi segue da un po' sa che io avevo i capelli lunghissimi, molto molto lunghi, mi arrivavano fin sopra il sedere. E io sono praticamente fissata, non guardate adesso i capelli nello stato in cui sono perché devo lavarli. Comunque, sono praticamente fissata per i capelli. Se c'è una cosa che io amo in assoluto sono proprio i capelli. Ci è sempre tenuto molto a tenerli in ordine, a tenerli curati, nonostante io li abbia stressati non poco con decolorazioni, sostegni, insomma, li ho stressati, però nel frattempo, cioè nel contempo, li ho anche sempre curati. Per cui ci ho sempre tenuto veramente tantissimo e sono sempre stata molto attenta ai prodotti per riparare i capelli, che non li danneggiassero ulteriormente. Non utilizzo quasi mai, cioè praticamente mai, le piastre, il phon sempre a temperatura media, un po' distante, insomma, tutte le accortezze del caso che noi tutte donne sappiamo benissimo, e anche qualche maschietto che ha i capelli lunghi. E qualche tempo fa avevo voglia di provare i prodotti della Fito, che usavo tantissimo tempo fa, poi li ho un po' abbandonati perché li prendevo dal mio parrucchiere, poi ho lasciato questo parrucchiere, ho un po' abbandonato anche i prodotti della Fito. Tra l'altro il prodotto che utilizzavo e che adoravo non c'è più, ma comunque. E volevo acquistare, perché avevo visto diverse recensioni molto tempo fa qui su YouTube dei prodotti appunto della Fito, e volevo acquistare la crema idratante per i capelli, quella che si può applicare ogni giorno, quindi per uso quotidiano, sia sui capelli asciutti che sui capelli bagnati. Però io ho i capelli tendenzialmente grassi, per cui la crema avevo un po' paura a utilizzarla perché ho sempre avuto le punte e le lunghezze secche, mentre invece la cute è molto grassa. Per cui sono andata in farmacia e ho chiesto un po' a loro, chiedendo appunto se era il caso di prendere il prodotto della Fito o qualche altro prodotto, e loro all'epoca mi consigliarono questo qui. Ed è il soggetto della recensione di oggi. Ed è il Bio Thymus, credo si legga, Repair, balsamo spray ristrutturante intensivo. Questo qui si acquista solo in farmacia. All'epoca io ricordo di averlo pagato, perché vi parlo un po' di tempo fa, di averlo pagato forse intorno ai 17-16 euro. Comunque, facendo un giro su internet, ho visto che il prezzo medio di questo prodotto è di 12 euro, 12-13 euro, probabilmente sarà calato come prezzo. È appunto un balsamo spray che però può essere utilizzato tutti i giorni. Vi dico che all'interno ci sono 100 ml di prodotto, 100 ml di prodotto, dura 12 mesi dall'apertura ed è appunto un cosmetico venduto in farmacia. E vabbè, dice evitare il contatto con gli occhi. Vi leggo brevemente cosa dice dietro: applicare anche tutti i giorni, nebulizzando uniformemente sui capelli umidi dopo lo shampoo e sui capelli asciutti. Questo prodotto a non richiede risciacquo. Per un trattamento completo se ne consiglia come al solito i prodotti della stessa linea e dello stesso marchio. Cosa ne penso di questo prodotto? Insomma, allora, non mi ha entusiasmata particolarmente, nel senso che io non ho mai notato questo grande miglioramento dei capelli sulle lunghezze. Io lo utilizzavo prevalentemente dopo lo shampoo, perché io quando avevo i capelli molto lunghi, nonostante stessi attenta a come fare lo shampoo, perché comunque ci sono degli accorgimenti, e ho fatto anche una recensione sul mio blog su come lavare i capelli, perché non ci crederete, ma tantissime persone fanno una confusione incredibile su come applicare lo shampoo, come applicare il balsamo, per cui feci questa recensione carina, che all'apparenza poteva sembrare stupida, ma che invece vi assicuro che è molto utile. Comunque, utilizzavo appunto il balsamo sulle lunghezze, però stavo attenta a non usare cremine o cose del genere sui capelli, perché poi magari io che ne so, li legavo e si sporcava la cute dopo 2 giorni, per cui andai su questo qui spray. Però oltre, quindi facevo lo shampoo, balsamo, poi prima di asciugare spruzzavo questi qui e poi asciugavo i capelli. Vi dico ragazze che non mi ha fatto impazzire, perché non ho notato questi grandi miglioramenti diciamo, a livello di riparazione del capello. Lo rendeva leggermente più morbido, però in realtà la farmacista, quando me l'ha venduto, mi ha detto di utilizzarlo appunto, perché io volevo un prodotto da utilizzare tutti i giorni, di poterlo utilizzare appunto tutti i giorni. Ma in realtà ho provato qualche volta, poi non l'ho fatto più, perché il stesso fatto che sia spray porta ad avere i capelli umidi. Per cui mi rimaneva questo effetto bagnaticcio, per quanto io lo utilizzassi comunque a una distanza particolare, stessi attenta, avessi tutte le accortezze del caso, però comunque il capello mi rimaneva umido. E avere una massa di capelli che comunque arriva fin sopra il sedere,
comunque prevalentemente umidi, non mi piaceva affatto. Per cui la sera non lo utilizzavo perché poi dovevo andare a letto e quindi il capello rimaneva umido, il cuscino si inumidiva. Durante la notte magari puoi prendere freddo, non mi piace molto questa cosa. Durante il giorno idem, per cui mi sono limitata a utilizzarlo subito dopo lo shampoo. Vi ripeto, l'odore non mi piace, non mi è mai piaciuto tanto, non ha nessun odore particolare, ma forse questo è un pregio perché comunque non vuol dire che non contiene molto profumo. Ma non mi ha fatto proprio impazzire, cioè se io dovessi riacquistarlo, vi dico assolutamente no, non lo ricomprerei assolutamente. C'è un'altra cosa che non mi è piaciuta di questo prodotto, il fatto che non c'è modo di conoscere l'INCI, cioè non viene venduto, almeno a me non è stato venduto in una scatola, per cui mi è stato dato così. Non c'è possibilità di trovare l'INCI se non forse sul sito che sarebbe www.biotimes.it ed è distribuito dalla Rotta Farm, ma comunque. Cioè, se acquisto il prodotto e voglio capire cosa sto mettendo sui capelli, non posso farlo perché non c'è INCI. Quindi questa è una cosa che non mi è piaciuta perché non so cosa vado ad applicare sui capelli, però, ripeto, per chi non ci tiene particolarmente agli INCI, è una cosa, insomma, superflua. Niente, ragazze, questa è la mia opinione su questo prodotto. Farò tante recensioni su tanti altri prodotti per i capelli che mi sono piaciuti e non. Niente, se avete qualche domanda su questo prodotto, sono come al solito a disposizione, mi lasciate un commentino. Se vi è piaciuto il video e lo avete trovato utile, mettete il pollicino in su. E niente, ragazze, se siete già iscritte, continuate a seguirmi. Se non siete ancora iscritte, iscrivetevi. Niente, ragazze, vi aspetto alla prossima recensione. Un bacio grande. Ciao!